Diciamo situazione più che sostenibile, una questione social. Sì, abbiamo un ospite che ci parlerà di un'iniziativa molto interessante su Instagram, è questa, ecco. Abbiamo qui Irene insieme a noi, però prima di introdurre l'ospite, prima di parlare, è vero, insieme a lei... Una canzoncina a tema, perché uno stesso, sì, anche questo può diventare un rifiuto, diciamo che poi si sa che prendere una pastiglia c'è il blister su tutta la confezione. Voglia, c'è la scatola di cartone, poi c'è la plastica, poi c'è a volte l'alluminio, a volte... non si sa proprio bene come smaltire, ma noi non parleremo solo di smaltimento, però in generale toccheremo anche sostenibilità, questo, sostenibilità, toccheremo anche questo argomento. Questo è il nostro angolo, ricordiamo al pubblico, perché alcuni ci guardano straniti, dicono chi sono questi due deficienti, ecco. Vabbè, noi sì, teniamo, stiamo impaginando il giornale ricco di notizie utili per... chi sta girando per questo mercatino di Emporio, ma anche per chi ci sta vedendo in diretta Facebook, quindi è importante, certo, sempre ricordare che dietro quelle telecamere ci sono tantissimi amici. Tantissimo. Allora Mao, facciamo una piccola introduzione, sì, e poi parleremo con Irene di sostenibilità. Dottore, allora lei è pronto? Io sono pronto, non è semplice da cantare, qui fa un freddo cane, poi sì, ci hanno messo nella zona del pesce, ogni tanto viene fuori, sì, come dire, quel freschino. Ecco, viene fuori odore di freschino. Abbastanza freddo, vero? Esatto, che ci ricorda tutta la settimana, il pesce di tutta la settimana, quindi non proprio solo quello fresco, ecco, è vero, esatto, quindi esatto, un po' di odore c'è. Va allora bene, direi, dottore. E one, e two, e one. Bam, 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 bam. E cammino ogni notte, e cammino sbariando, in un tende ma suono, non chiude ma l'occhio, non beve caffè. Vatte cucca, sienta a me, vatte cucca, sienta a me. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, l'ubriaca che dice, bussando una porta, ma rapo concede. Tre mesi non dorme più. Na bucella buria va sa, gente dice ma come già va. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta me. E me fa dormire, e me fa scurda il mio dolce amor. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta me. E me fa sentire come un gran fascia che mi inebria il cuore, in de vetrine tutte farmacie. La vecchia campomilla ha dato il posto alle palline grigine, fosfato, bromo, televisionato, grammi 003. Uè, pigliate una pastiglia, sienta a me. Ba, 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 ba. Poi la seconda strofa la facciamo dopo. E qua la nostra ospite, poi prendere pure il mio... Benvenuta, benvenuta, oh, a Irene, Irene, ciao. Meglio, welcome, parliamo di sostenibilità. Sì, sostenibilità e non solo, con questa iniziativa che ha un nome, diciamo, partiamo dal nome, Irene. Molto regionale. Molto regionale, come si chiama? Rumenta Girls. Guardando lei però, ecco, voglio dire... certo, lei dice, altro che Rumenta, però ha un senso, che... perché parte da delle girls questa iniziativa. Sì, in realtà siamo in due, infatti oggi sono da sola, però c'è anche Beatrice. Che ah, ecco, è un duo, è un duo, sono girls, è un duo, un duo. E voi vi siete inventate, ecco, che cosa? Su Instagram, cioè usate questo... mezzo da giovani, questo mezzo molto scusi, giovanile, dottore, sì. Siccome io non sono proprio piemontese, Rumenta cosa vuol dire? Cioè, immondizia in Piemonte, Liguria anche. Sì, anche in Liguria, non sapevo, ma lei è proprio un Napoli, però non sapere cosa. Abbia pazienza, dottore. E quindi queste due girls che cosa si sono inventate? Ma allora, il tutto è nato perché un po' di mesi fa abbiamo provato a fare un mese, a vivere per un mese senza produrre rumenta, appunto, quindi immondizia. Ah, ecco, questo è interessante, perché vivere un mese senza produrre
immondizia, non è facile, le pastiglie non le può prendere, esatto. Cioè tipo le banane le mangiavate, diciamo, intere, che l'idea, cioè, iniziale era quella d'India. Di non produrre immondizie di nessun tipo. Poi chiaramente c'è una scala, no? Per cui abbiamo ridotto drasticamente, quasi eliminato del tutto la plastica. Sì, quella è più semplice, è il male. Non è semplicissimo. Sì, non è semplicissimo, però... E poi l'indifferenziata, e poi a scendere l'alluminio, il vetro, fino all'organico. Cioè l'organico sì, è quello... l'umido è un po' più difficile, un po' più complicato. E quindi abbiamo provato a fare questo mese e abbiamo avuto la malaugurata idea di documentarlo appunto su Instagram, aprendo un canale, pensando che ci avrebbero seguiti mamma, papà, gli amici, esatto. E invece è arrivato... No, invece c'è stato una... Insomma, una bella risposta, un bel seguito, e le persone hanno anche iniziato proprio a darci anche loro consigli, perché noi quando abbiamo iniziato non avevamo tutte le risposte, no? C'è stato un processo di tentativi. Quindi è iniziato uno scambio tra... Sono cominciati i feedback, esatto. Cosiddetti, i feedback, quindi, con questi feedback avete creato una community, se posso Madonna, dire. Madonna, quante parole inglesi. Una volta, perché qua siamo international, una volta che avete tirato su questa community, quindi terminato questo mese, vi siete detto, terminato questo mese, in realtà ormai... abbiamo fatto un mese in cui non abbiamo aperto Instagram perché avevamo fatto overdose di sì, poi né io né Beatrice siamo particolarmente social, quindi abbiamo dovuto fare uno stacco, però poi visto che le persone continuavano a scriverci, noi comunque continuavamo ad avere uno stile di vita appunto che andava sempre di più verso la sostenibilità, perché in quel mese lì sono emerse anche un sacco di domande, di altri problemi a cui non avevamo pensato, e quindi abbiamo deciso di continuare. E... Quindi voi siete partite da un esperimento, poi avete detto documentiamo questo esperimento e vediamo se può essere utile a qualcuno. Esatto. Ecco, e quindi è partito. È stato tutto. Un po' usare i social in un modo utile, no? Diciamo, utile, anche vero, molto vero. Legato alla vita quotidiana delle persone. E quindi poi dai rifiuti in realtà siamo passati a parlare di un sacco di altre cose, cioè di come essere più sostenibili in generale nella vita quotidiana individuale, ma anche come affrontare il tema della sostenibilità un po' più in generale, perché è molto più complesso. È molto più complesso, quindi i trasporti, come muoversi, esatto. Come... Qualche tutta esempio come magari concreto di come è cambiata la tua vita dopo che avete aperto questa... Beh, sul discorso appunto di fare la spesa, ad esempio non vado più al supermercato, questo già da un po' di tempo, ma cambia il modo di fare la spesa perché vai ad acquistare in magari posti diversi, inizi a comprare molte cose sfuse, detersivi, sì, quindi cibo, evitare eccetera. L'imballaggio, esatto, e quant'altro, che sono sempre i più difficili da smaltire. Ma in realtà proprio cioè c'è molta anche disinformazione su questo, cioè la plastica non è vero che viene riciclata, soprattutto la plastica monouso, quella degli imballaggi eccetera, ne viene effettivamente riciclata una percentuale bassissima, il 4%. No, pochissimo. Quindi in realtà anche questa cosa della differenziata, che è la salvezza, non è tanto vero. Non è proprio così, no. Mettiamo anche in discussione questo, ma è giusto che ci sia anche che l'informazione sia più aperta a ventaglio, perché poi noi, come dire, abbocchiamo un po' a quello che sì, poi ci viene detto. È un processo, cioè va bene la differenziata, va bene che se ne parli tanto, va bene che venga insegnata ai bambini perché è sicuramente un valore, però poi dietro bisogna andare a vedere un po' meglio. Poi in generale la cosa a cui siamo arrivate così in questi mesi a capire che il modo migliore per essere sostenibili e ambientalisti in realtà è ridurre semplicemente i consumi. Quindi tante cose banalmente non le compri, cioè anche sui vestiti. E però siamo una società consumistica, come fai? Infatti bisogna cambiare il sistema. E lei Mao apre però qui delle tematiche proprio universali, è giusto che fino ci a domani. Ma anche divertente, no? Perché ti porta un po' a riflettere, a capire ogni volta che sei davanti a qualcosa che lo vuoi comprare, dici ma aspetta un attimo, magari un mio amico ce l'ha, me lo può prestare, ad esempio quest'estate per le vacanze, cioè, abbiamo fatto entrambi un viaggio abbastanza avventuroso, per cui magari devi comprare attrezzatura, no? Che zaini, poi non ti le serve cose da camper, neanche più, poi magari la usi una poi, volta, esatto. No? E quindi prima di comprarle vedi, chiedi agli amici, qualcuno me lo presta oppure lo posso trovare usato, insomma. Cioè certo ci va un pochino più di tempo, di pianificazione, però poi anche... Quante volte l'abbiamo fatto anche noi questo ragionamento, ma partendo da... presupposti diciamo un po' più diversi, diciamo. Sì, proprio per esigenze. No, però questo è molto interessante perché molta gente dice però per vivere così devi spendere un sacco di soldi e tempo. Non è vero, cioè noi entrambe abbiamo visto un abbassamento delle spese in realtà, perché questo è interessante, perché no, poi infatti... quando
si riducono le spese, questo interessa ancora di più. Esatto, è un bel incentivo. E quindi voi documentate su Instagram le vostre esperienze e ricevete anche esperienze dagli altri. E nel giro di quanti mesi è diventata questa? Quanti mesi che avete? Abbiamo iniziato a febbraio, marzo dell'anno scorso. Poi in realtà la cosa bella è che da ottobre, siccome ci mancava un po' la parte poi di vita reale, no? Perché appunto sui social è bello, però a noi ci piace molto anche vederci in faccia, la testimonianza, parlare, il vedersi, esatto, il parlare. E quindi è nata questa collaborazione con il Pai Bikery, che è un locale Reggio Parco, che ha una ciclofficina, e i ragazzi del PAI ci hanno chiesto di prendere in gestione questa ciclofficina per i mesi invernali, in cui le bici sono un po' meno usate, si fa manutenzione, esatto, diciamo. E quindi abbiamo aperto questo spazio che si chiama Rumenta, scritto Romenta perché c'è il giochino. Ma bello anche questi giochi di fare il calambur. E lì invece organizziamo, abbiamo tutta una serie di materiali informativi, prodotti in esposizione. Un po' la vostra tana, la sede del club. Esatto. Ecco, diciamo, e lì organizziamo anche degli incontri, degli eventi a quel punto dal vivo, in cui abbiamo degli ospiti, abbiamo invitato una serie di persone a parlarci di temi specifici su cui magari noi non siamo così preparati. Ad esempio abbiamo fatto un evento molto interessante con un professore del Politecnico di Milano e i ragazzi del progetto Orti Generali qua a Torino, il progetto di Orti Urbani, sul suolo, sul consumo di suolo, su perché è importante preservarlo, che sono cose su cui noi, soprattutto noi cittadini, sappiamo molto ne poco. Sappiamo poco. Che però sono importantissime. E la partecipazione com'è stata? Ma cioè, devo dire è buona. C'è interesse. Sì, sì, c'è interesse. Chiaramente le persone che vengono a queste cose sono persone tendenzialmente già interessate, già sensibilizzate, che però appunto magari sul suolo non sanno niente, quindi vengono. Poi i social si funzionano bene per, cosa. Sì, per fare una divulgazione più così, più, un po' più superficiale, sì, magari, però che raggiunge capillare più persone, ma superficiale. Esatto. Che bello, ma quante cose stiamo imparando immaginando il nostro giornale. Chissà che anche noi non si vada una volta nella Rumenta. Venite, ma sicuramente sappiamo come insegnare la sostenibilità nello spostamento, nel non usare corrente per gli strumenti elettrici, tante cose. Infatti, quindi cose. Su certe cose possiamo anche noi dire la nostra. Vogliamo dare delle coordinate, cioè dire dove e come vi si può incontrare, vedere, parlare e quant'altro. Sì. Vabbè, allora su Instagram appunto l'account è Rumenta Girls. Ecco, questo è importante perché dietro poi quelle telecamere ci sono tanti amici che ci stanno guardando. Quindi sì, quello potete seguirlo. E poi invece la stanza appunto Rumenta, beh, c'è la pagina Facebook, si chiama Rumenta, pagina Facebook. Ed è in via Cagliari 18, qua a Torino, Zona Reggio Parco. Zona Reggio Parco, esatto. Tra l'altro appunto è dentro questo locale che si chiama Pai Bikery, che fa delle cose anche molto buone da mangiare, quindi uno può venire. Tra l'altro, ecco, c'è sempre questo aspetto. E niente, quindi se su Facebook quando facciamo gli eventi li pubblichiamo e poi potete di solito sono 2 al mese, in orario aperitivo 6:30, 8:30, quindi anche comodi, come fattibile. Si dice seguiteci, ecco, seguite le Rumenta Girls. Grazie mille a Irene. Grazie. E quindi come dire, buon appetito, speriamo di vederci presto. Grazie. Ciao. Grazie Irene. Ciao. Allora dottore, anche in questo caso vogliamo chiudere con una sigaretta, perché tra poco avremo un altro ospite, l'ultimo ospite della mattina, parleremo. Allora riserviamoci la parte musicale per il prossimo. Allora, tra 5 minuti ritorniamo qui in diretta con Umberto Bozzolini, a fra poco.